Vincenzo. Allora è un piacere parlare di un amico perché Sante è soprattutto questo per noi che lo conosciamo, per chi è parente, per chi è amico da lunghissima data e nel mio piccolo anch'io lo conosco da ormai più di 20 anni. Proprio questa mattina Sante mi ha telefonato facendomi un bocca al lupo per oggi pomeriggio. È stato poco bene da febbraio in poi a causa di un'influenza abbastanza pesante, d'altronde più di 90 anni, quindi l'età giustifica anche un po' il malessere, ma ci ha tenuto a trasmettermi un messaggio da rivolgere a tutti i presenti, quindi ringraziando anticipatamente per la presenza tutti quelli che sarebbero venuti oggi pomeriggio e precisando che la presentazione a Cesena gli era particolarmente cara perché pur essendo longianese lui un po' si sente, mi ha detto, cesenante, ha detto Cesena è la città della Malatestiana, è la città di Renato Serra, di Cino Pedrelli, di Renato Turci, di Walter Galli, quindi per me è la città del cuore, è l'altro mio nido, insomma il luogo che ho caro nel cuore, quindi questo è il messaggio che volevo subito farvi arrivare da Roma dove Sante vive da ormai 60 anni. Adesso se Guido si è preparato gli possiamo lasciare il microfono. Sì. Io per parlare di Sante non è necessario che io mi prepari, perché io Sante lo conosco praticamente da quando io sono nato. Prima il nostro ospite ha confuso la mia parentela con Sante dicendomi che io ne sono i nipoti. Io, qui ci sono i nipoti di Sante, i figli della sorella e del fratello defunti, lui l'unico sopravvissuto, Sante ha 93 anni. Io sono parente con Sante perché abbiamo in comune un bisnonno che si chiamava Sante. In realtà i nostri nonni erano fratelli, Pietro e Paolo, e mio babbo e il babbo di Sante, Agostino e Egisto erano cugini, quindi io e Sante siamo secondi cugini, ma questo non significa assolutamente nulla, perché con Sante io ho avuto una comunanza di affetti e di interessi che risalgono fin da quando io ho cominciato, si può dire, a fare le aste, perché quando noi facevamo la prima elementare allora si usavano le aste, credo che adesso non usino più. Io ho cominciato a leggere e scrivere vicino a Sante. E una cosa che io gli dico sempre, lui mi dice, mi rimprovera perché gliela ripeto, io che ho un amore sfrenato, scatenato per la carta stampata, per i libri, questo amore per i libri mi è nato nella camera di studio di Sante, perché io da Sante ho visto i primi libri, i primi vocabolari, e ho cominciato a amare i libri vicino a Sante. Allora Sante studiava, frequentava l'Università di Bologna, che lui ha frequentato fino a quando è diventato sindaco, che poi non si è mai laureato perché mi sembra che Sante gli manchi l'esame di latino o di letteratura antica. Per il resto Sante aveva dato tutti gli esami. Non si è laureato, ma non significa niente, perché non serve la carta stampata o un bollo sulla laurea per essere dei grandi uomini e dei nomi di cultura, perché Sante è un grande uomo ed è un grande poeta. E io ho visto nascere le sue poesie, praticamente quasi tutte sono raccolte in questi volumi, in questi 4 volumi, e questi volumi io ho avuto anche il piacere, il privilegio di leggere prima di essere stampati. L'Extra Time, che è l'ultimo pubblicato, quello che presentiamo stasera, doveva uscire già da qualche anno. Lui aveva abbastanza fretta perché temeva per la sua età, temeva di non fare in tempo. Ho visto le sue poesie, negli ultimi 2 anni me ne ha mandate, le ho guardate, e gli ho imparato solo una cosa, che Sante dall'età di, credo di quando aveva 85 anni, comincia a scrivere pensando alla sua dipartita. E questo non va bene, gli ho detto, non puoi parlare sempre della tua morte.
siccome lui ha scritto anche delle poesie molto belle, degli epigrammi, e dico, insomma, pensiamo ad altro, e mi mandò un anno, un anno e mezzo fa, un fascicolo con alcuni tantino scritti, che erano molto belli, io li ho letti, ma li tengo, ma di quelle poesie che lui mi aveva mandato, ce n'è nell'ultimo, quello che noi stasera presentiamo, c'è per poco. Comunque, cosa volevo dire? Dunque, Sante ha una vita che si svolge fra Longiano, Cesena e Bologna. Lui nasce a Longiano, fa il liceo, dà l'esame da maturità da privato, frequenta l'Università di Bologna, nel 48 lui va a Roma. A Roma si iscrive contemporaneamente alla facoltà di, no, segue un corso di sociologia e si iscrive all'Università di Lettere. Questo corso di sociologia lo frequenta perché aveva vinto una borsa di studio. Contemporaneamente lui questo corso lo frequentava assieme a Tito Balestra. Non so se c'è qui, no, non c'è Flaminio. Assieme a Tito Balestra, col quale lui ha una comunanza di interessi, di cultura e di affetti, e sono sempre vissuti molto bene, molto insieme durante la guerra, perché loro entrambi sono fuggiti quando, dopo l'editto Graziani, non hanno risposto nel 1944 l'editto Graziani, e anzi prima Sante risponde ma Tito no, Tito va in montagna, Sante si arruola, va a Torino, poi rientra alla fine del 1944. Quindi lui va a Roma, e Roma si svolge la prima parte della sua storia di carattere culturale. Perché lui a Roma mi diceva, io questi giorni ho avuto diverse telefonate con Santi, perché quando ne parlavamo già alla fine dell'anno scorso l'avevo invitato e sollecitato a venire qui a Cesena e gli ho detto da Roma a Bologna sono 2 ore in treno, ti veniamo a prendere a Bologna, ma adesso non se lo sente perché ho avuto una brutta influenza, è reduce da una serie di malattie, qualche infarto, qualche tumore, però fino a qualche mese fa gli andava bene. Ora è un po' debilitato, però abbiamo fatto diversi colloqui questi giorni perché io gli avevo chiesto, Santi, siccome io devo presenziare a questo tuo libro, questa uscita del libro, scrivimi 2 pagine che me le mandi, poi magari io testimonio, le leggo come testimonianza tua. Lui mi ha chiamato la settimana scorsa, mi ha detto, Guido, non ce la faccio scrivere, per favore parliamo al telefono. Io mi sono preso giù alcuni appunti, ma questi appunti poi non ne farò uso perché non mi servono, perché io Sante lo conosco troppo bene. Quindi lui nel 51 torna da Roma, torna a Longiano, ma si hanno malincuore a Roma, perché lì mi ha raccontato, dice, io frequentavo quello che allora era la piccola mafia culturale romagnola, perché dice c'era Fellini, già Tonino Guerra era arrivato, era insieme a lui, era arrivato Tito Balestra, c'era Diego Fabri di Forlì, c'era Antonioni di Ferrara, comunque c'era poi Sergio Zavoli anche, eravamo gruppo, mi è dispiaciuto, sono tornato anche perché avevo avuto presso un'azienda di Milano un incarico ben remunerato per fare il mio, per come sociologo, ma il partito mi ha chiesto di fare il sindaco Longiano, e lui dal 51-58 è stato sindaco di Longiano. Dopo che è stato sindaco di Longiano ha cominciato la sua carriera nel sindacato della CGIL e alla fine nel 67, lui alla fine del 66 va a Roma, dove rimane ancora negli ultimi 50 anni passato a Roma. A Roma ha lavorato prima alla CGIL, poi ha lavorato all'ufficio stampa come giornalista quando allora si tentò, se vi ricordate, si tentò dell'unificazione delle 3 confederazioni sindacali, lui lavorava all'ufficio stampa. Comunque nel frattempo poi la casa, qui ci sono anche dei testimoni, la casa di Santi a Roma, la casa di Diego Boccompagno, dove lui abitava 50 anni fa, ma ancora tuttora abita, perché poi fa nel centro di Roma, 2 passi da via Veneto. Tutti quanti mi hanno dormito nella casa di Santi, perché la casa di Santi a Roma era il punto di riferimento di noi romagnoli che lo andavamo a trovare. Poi lui si è anche sposato, all'età, a tenere l'età mi sembra di avere 54-55 anni, ma non ha figli, vive solo con la sua moglie, circondato da tanti scaffali di tanti libri. Però lui legge solo libri di poesie. Dice, io sono un poeta, e se mi permette vi faccio un piccolo
piccolo aneddoto personale. Io da qualche anno ho cominciato la brutta storia della mia vita, ho cominciato a scrivere. Forse non è il peggio che ho fatto nella vita, ma insomma lo sto facendo nel bene e nel male, non so per poi si sì, risultati. Allora io gli ho telefonato, che guarda Santi, ho scritto un romanzo, te lo mando, mi dai una piattina. E lui mi ha detto, no, io i romanzi non li leggo mica, io leggo solo poesie, non me lo mandare. Vabbè, te lo mando, lo leggerà tua moglie. E gliel'ho mandato, ma io poi mi sono dimenticato, perché pensavo che lui non avrebbe letto, non avrebbe letto. Invece dopo un po' di qualche mese mi suona il telefono, penso che abbia detto, ma capite tutti, e era Sante al telefono e mi fa «Ostia Guido Sleber». E anche questo mi ha incoraggiato a pubblicare il mio primo romanzo. Ecco, queste sono un po' le cose personali, però lui mi ha detto, ci siamo parlati mi sembra l'ultima volta, non mi ricordo se giovedì o venerdì, mi ha detto Guido, io una cosa ci tengo. Io ci tengo una cosa che tu quando parli a Cesena, di me poi devi parlare di Renato Turci, devi parlare di Walter Galli e devi parlare di Cino De Re. Non so se qui è presente questa sera la figlia. Non c'è la mia, vero? No. Devi parlare perché, sì, lui ha due grandi miti. Uno è Tito Balestra, lui dice un poeta straordinario, uno dei più grandi del Novecento. Però siccome era molto vagabondo non aveva voglia di scrivere Tito, e questo è noto. E l'altro grande poeta era Tonino Guerra. Però con Tonino Guerra, quanto io ho intuito, ma in realtà lui non l'ha mai confessato, con Tonino Guerra non ero completamente in accordo. Non so perché Tonino aveva uno stile e forse Sante ne aveva un altro. Tonino, ad esempio, aveva contestato molto la Pieri, mi spiace che non c'è l'assunta Pieri e Dino, perché diceva Tonino, ma la Pieri, Spallici è una rivista vecchia, oggi la poesia non è più quella di Spallici, bisogna cambiare, insomma. Mentre invece Sante era molto legato, molto affezionato alla Pieri, che credo tanti di voi conoscono, hanno letto e continuano a leggere. Ecco, lui, questo gli interessava che io mettessi molto in risalto il suo legame con questi tre grandi poeti di Cesena, che poi lui non si ricorda, nel passato ha conosciuto Walter Galli, io ho detto, Sante, tu non l'hai conosciuto Walter Galli a Cesena, e mi sembra che anche la moglie di Galli c'è questa sera. Walter Galli, tu Sante, l'hai conosciuto a Loggiano, perché durante la guerra Walter Galli era sfollato a Loggiano, ed ha lavorato un po' di tempo anche in comune, ha fatto il segretario, perché quando ho scritto il mio primo libro sullo giallo al tempo della guerra, ho visto che, ovviamente ho fatto delle ricerche degli archivi, ho visto che in alcuni giunte Walter Galli fa da segretario comunale. Allora il segretario comunale era scappato via perché era stato fascista. Ecco, queste sono un po' le cose che io volevo dire, le testimonianze, però se mi permetti, Leonardo, io vorrei dare seguito a queste mie testimonianze con alcune letture di poesie delle sue vecchie raccolte. Non sono tante. Io sono longianese, quindi leggo le poesie in longianese, mentre invece il lettore ufficiale, lui che non avete la fortuna di essere in Longiano, insomma ci si può sempre rimediare. Loggiano, Loggiano 15 anni fa aveva 4.500 abitanti, adesso ne ha 7.500, quindi c'è posto per tutti. Ecco, io adesso vi leggo una poesia che non è di Sante, una poesia molto nota, molto conosciuta. La poesia è di Tonino Guerra e questa poesia dice, poi facciamo alcuni commenti, mi dai il tempo? Sto sforando, vai. Esatto. Come si fa? Ci vuole il coraggio. Da parente puoi farlo. Questa poesia dice, è la poesia di Da Bonsinti in Tancredi in me e in dialetto sant'arcangiolese. Tavi come le tue organizzate, i pesci gli edrente l'acqua chi sta a mora, e pravia qui al fanfari si gazzotti. Ma guarda Margalene Calfalov, se non mi vive al Madalena.
Pregami, Signore, dato la salute, con farsa che magisto sta punendo, che le disane pune slapenze gonfie. Perché io vi voglio citare questa poesia? Intanto perché questa poesia è molto nota, perché Tonino cita Sante Perrelli, siamo negli anni 46-47, già Sante aveva fatto una sua sera filiale, non era più credente, era quello che oggi si dice il agnostico. Però lui dice una cosa molto importante, mi ha detto Sante, perché una volta io incontrai con Nino Guerra e mi disse: e tu cos'hai? Ha scritto dei versi così belli che io per rubargli quei versi l'avrei anche ucciso. Io gli ho detto: Sante, guarda che Tonino mi ha detto questa cosa. E lui mi fa: lui non mi ha ucciso, però un verso me l'ha rubato. Ed è questo, da vos attenta credibile. Poi dopo, nell'ultima raccolta, Sante cita un episodio che lui ha avuto un incontro, quando lui incontra Tonino e Federico Fellini, li incontra per caso a Roma, e Sante in quei momenti era in cattive condizioni e si incazzò e li mandò a quel posto, li mandò, diciamo, nel casino, sia Federico Fellini, che allora era già importante, no? Che Federico Fellini va a Roma prima della guerra, faceva il disegnatore di gli dice: a si incontrè un pastrello un po' di te e ci insensa Tonino con presente, dedicata a Federico Fellini. Questo è Santino, quella poesia, quel concreto in me. E me senza un parché, dice Santo, e me senza un parché, a non mi incazzo, da voi, sotto di voi, voi avete maniera, e me ho fede, ho bisogno a metti lì sotto la terra, a non mica voi a non pugnetti me, gli fa a Fellini. E poi chiude dicendo: Sader, che a trovare un'altra volta a voi tante che ti mandate scuse, gli dice Fellino, perché l'ha mandato a quel paese. Poi voglio chiudere perché ci sono due poesie che mi stanno molto a cuore, mi stanno, perché lui ha scritto un verso, aveva scritto un verso che un po' io mi riconosco, e glielo ho detto quando ho scritto quel verso: mi riconosco, perché è un po' anche, insomma, la sintesi della storia della mia vita. La poesia si è pubblicata nella raccolta Nome Fazzoletto, si chiama L'Artura, e disse: un venta piens, sapens, cleut un de, la michesa e siclom, la bella strada. E questo è il dialetto longianese. Poi ecco la lirica: carichi in una macchina, lontano, una montagna presso, un sventa morbia. Marie, la sua moglie, la sta, no, la sua sorella, Marie la sta bene e l'ha porti. E poi chiude con questa che potrebbe essere la lapide su cui noi, quando fra 100 anni scriveremo la dedica Sante, quando fra 100 anni non sarà più di questo mondo, chiude con questo che è un verso universale, e dice: am solo pienamente in tal parole. Questo è Sante Perrelli.